cambiamento tra Tarot T3 e Alfa Centauri fondamentalmente è un po' nell'approccio, ma senza esagerare, nel senso che Tarot T3 è stato sviluppato nell'arco di un anno e mezzo, e Alfa Centauri invece l'abbiamo fatto in 6 mesi. Se 9 mesi I se vecchi non T, sbaglio, 9 mesi. quasi Vabbè, due dal Tarot facendo. T3 quasi 2 anni, quindi quasi il doppio, e questa è la principale differenza, mi verrebbe da dire. Però è cambiato anche l'approccio, nel senso che per noi è proprio un mixtape e siamo andati sulle tracce più liberi. Cioè abbiamo Beh, più deciso. dei tape vecchi, anche come Anche concetto, sì, più stile cabaret, esatto. appunto, diciamo. Cioè, non che in Alfa Centauri non ci siamo divertiti a fare certe tracce, cioè noi Diciamo, forse comunque. anche la differenza per il proprio è che Alfa Centauri è il primo disco che abbiamo concepito tutto in uno studio professionale, quindi magari ci sentivamo anche un po' vincolati da questa novità, vincolati, comunque indirizzati da questa novità. Sì, è una novità. Invece gli altri tempi sono più casarecci, diciamo, proprio per definizione. Poi anche il tavolo di tè possiamo dire che è fatto in casa, Sì, non è in studio. casa di Mancora, facciamo Giorgio. Allora, la cover è, diciamo, rispecchia un po' quello che è il viaggio del Tao Te 3, che è in un certo senso un portale per questa città utopica che è Tao City, che fa da sponda alla copertina, dove c'è la testa della nostra mascotte, che sarebbe questa identità, una etrina che ci rappresenta. E è stata realizzata da moltissimi ragazzi, davvero bravi, ragazzi e ragazze davvero bravi, coordinati da Jad, che è il nostro manager e anche il direttore artistico, ed è penso una delle cover, se non la cover più figa del 2021. Sì, Mani anche per basse. l'anno prossimo direi che cominciamo. Sì. Beh, diciamo sì, abbiamo lavorato in maniera abbastanza tranquilla, anche perché avendo poi prolungato questo tempo sul quale abbiamo lavorato sul disco, abbiamo avuto davvero appunto un sacco di provini, un sacco di tracce che abbiamo fatto in questo anno e mezzo che ci siamo appunto, diciamo, abbiamo spaziato molto e quindi siamo arrivati abbastanza tranquilli, soprattutto perché siamo arrivati pieni di musica, quindi ovviamente eravamo, diciamo, con il cuore in pace. Poi, più che tranquilli, eravamo, diciamo, più gasati del fatto di ritornare a fare il tape, cioè di fare il Tao Tape e di chiudere finalmente appunto la trilogia, soprattutto dopo un anno e mezzo che uno non droppa, non fa uscire nulla, diciamo, sì, era più una tranquillità misto a elettricità per droppare, ecco, quindi sì. Sì, poi non volevamo deludere soprattutto chi lo aspettava. Noi Quello artisti. certo, Sì. cioè. Diciamo, abbiamo cercato di divertirci, però allo stesso tempo, quando dipendi tanto tempo da un disco a un altro, la tensione la senti. Quindi cercavamo di trasmettere in studio non la tensione, diciamo, l'ansia da prestazione, ma più trasformarla in musica che ci piacesse fare e ascoltare noi in primis. Ma molto tranquillamente conosciamo tutti i fenomeni e Wing Clan da una vita, siamo proprio amici dal liceo, quasi da prima di fare musica. Scusate, Psicologi Ariete invece sono due progetti che abbiamo conosciuto negli ultimi 2 anni e ci siamo trovati subito e comunque li abbiamo scelti perché fanno musica diversa da noi e volevamo incrociarci e fare una con questo mix. Cioè, o meglio, magari gli Psicologi Ariete hanno una narrativa simile alla nostra a tratti, però per Sì. esempio per Pedro Ariete a noi piaceva l'idea di avere una voce femminile in Pellisa e l'abbiamo chiamata. Stessa cosa con Psicologi, volevamo fare proprio quel tipo di pezzo. Allo stesso tempo comunque ci siamo conosciuti, abbiamo potuto conoscerci, abbiamo avuto modo di conoscerci in diverse situazioni, da Trastevere a vari live che avevamo in comune, ci siamo trovati bene, quindi anche là è stata molto spontanea come collaborazione, nessuno dei feat è stato forzato da nulla se non da rapporti umani. Beh, sì, ci sono un sacco di pezzi che non sono arrivati nel Tao Tape, però diciamo, ancora non sappiamo come, Dove saranno quando, destinati? esatto, verranno proposti al pubblico, diciamo. Diciamo che soprattutto nel tape 3, avendo raccolto veramente tante bozze e provini per arrivare a definire la tracklist finale,
l'approccio era diverso per ogni sessione o per diverse circostanze, nel senso non è che andiamo sempre in studio, soprattutto anche nella prima, durante il primo lockdown che eravamo separati, cioè lui stava a Milano e Paolo era tornato a Roma, abbiamo comunque fatto musica e chiaramente non potevamo farlo tutti e tre insieme, poi ci sono magari altre session dove volutamente ci vediamo in studio e cominciamo da zero tutti e tre, però non c'è uno schema fisso. Diciamo, spesso viene proposta un'idea di uno di noi, oppure si crea una bella sintonia in studio e quindi si lavora a una certa sonorità e di conseguenza ci si fa forza per trovare una strada da percorrere sulla traccia, sulla base di riferimento. E ognuno di noi, soprattutto nel tape, ha sia ritornelli che strofe che bridge, cioè ci siamo proprio mischiati, non è che sì. Io ho il ruolo della strofa e lui fa i ritornelli, io non ci siamo mai dati nessun tipo di ruolo in questo senso. Cioè non avrebbe senso perché... No, esatto, insomma, non ci piace lo schema fisso. È successo, cioè succede, ma è normale, nel senso per fare la migliore musica possibile bisogna fare scelte, comunque siamo un gruppo, quindi siamo in tre teste diverse, e succede, però insomma la quadra torna. Io penso il timbro di entrambi vorrei averlo ogni tanto. Io vorrei avere linee melodiche Prince e intonazioni di Baba. Beh, io sì, sicuramente magari qualche ritornello alto di Prince, però appunto più invece sulle metriche più Max. E dunque, le nostre influenze spaziano da vari generi, sicuramente noi partiamo dal rap tutti e tre, ci ascoltiamo molto, rimaniamo aggiornati sulle nuove uscite sempre, esatto. Però ci ascoltiamo anche elettronica, rock. Sì, diciamo non abbiamo punti di riferimento precisi, cioè abbiamo dei periodi in cui ascoltiamo un po' di tutto e ci passiamo magari diversi artisti ad ascoltare. Esatto, poi ognuno di noi magari ha una preferenza chiaramente, e ci scambiamo le cose che scopriamo, le novità anche per darci più influenze, per conoscere un maggiore... Sì, no, ho capito. Tavolo tra 10 anni, cioè, questa è una domanda interessante, tosta, una domanda che si fa mentre la trovo le coppie. Cioè, sì, però faremo ancora musica sicuramente, però porteremo altri progetti paralleli alla musica sicuramente, abbiamo tanti interessi diversi, quindi faremo musica diversa da oggi sicuramente, se la faremo ancora, credo di sì. E punteremo a non essere solo in Italia, però. Ah, sogniamo. Ci sta. Uscito il tavolo di 3, ci stiamo godendo il momento e ci stiamo dedicando al 100% a sentirlo nostro e a diffonderlo il più possibile. Poi tocca spingerlo.